Ciao amici del MyLab, ma avete visto quante persone sono celiache? E celiaco vuol dire qualcosa che non va nell'intestino, giusto? Ecco, a volte non siamo neanche celiaci, ma abbiamo una predisposizione. Come si fa a capirlo? Ho chiesto queste domande alla dottoressa Simoni, in modo che lei ci risponda nel modo più tecnico possibile. Lei è un'esperta biologa, una ricercatrice e CEO di una importante startup nel campo della genetica. Sentiamo cosa ha da dirci. Diciamo così, il test del microbioma intestinale, tu immagini che questi test nuovi noi li abbiamo aggiornato veramente un paio di mesi fa, frutto di anni e anni di ricerca, quindi che cosa si fa? Si va a guardare il materiale genetico dei microbi che vivono nell'intestino, quindi io riesco con certezza a confermare che questi dati sono reali perché ho utilizzato una metodologia molto avanzata genetica e quindi questi risultati della presenza di questi microbi sono tradotti attraverso un lavoro di bioinformatica, una sorta di anche di intelligenza artificiale che riesce a comprendere tutti questi macrodati e poi andiamo a vedere nella letteratura, come ti ho detto, sono 20 anni che si pubblica e si studia questa cosa. Si è visto che nel microbioma intestinale riusciamo a capire alcuni marchi, per esempio la sensibilità alla questione dell'estamina. L'estamina è prodotta dal nostro corpo ma anche viene ingerita attraverso alimenti. E questa sensibilità all'istamina è importante perché se io non riesco, il mio proprio corpo non riesce a scomporre questa istamina, che è una sostanza prodotta dal nostro corpo, ma va scomposta, noi andiamo a un quadro di ipersensibilità. Sai le persone che cominciano, io non posso mangiare quello perché mi fa male, poi iniziano a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro. È proprio tante volte questa questione di una sensibilità all'istamina modificata, in cui il corpo non riesce a scomporre questa istamina e quindi io attraverso il test, capendo questa cosa, per esempio, una delle azioni principali è quella di non ingerire alimenti che possono indurre, che hanno istamini che possono indurre a un aumento di questa componente, no? E in questi quadri qua è fondamentale perché questo interagendo con l'infiammazione crea, come abbiamo detto, delle sintomatologie o delle sommatorie che poi in futuro possono dare delle problematiche di allergie, per esempio, no? O di sensibilità a alcuni alimenti. Poi il glutine è la stessa cosa, come vedi tu, avendo un'alimentazione secondo me povera in un quantitativo importante di glutine, non so se tu mi puoi confermare questa cosa, ma più o meno è quello che mi dice questa tua sensibilità. Quindi, è corretto, in effetti, cioè, a parte l'aspetto della malattia, ma lì, insomma, la mia alimentazione sul glutine è molto modesta. Esatto, esatto. Quindi infatti non si vede qua, c'è una piccola alterazione che è probabilmente dovuta all'infiammazione, no? Abbiamo detto che tu avevi quelle cellule dell'intestino un po' tutte aperte, entravano delle cose, una delle prime molecole che riesce a passare in quegli spazietti tra le cellule lì dell'intestino è proprio le grosse molecole di glutine poi vanno in circoli e danno una serie di problematiche, ma nel tuo caso comunque la situazione non era assolutamente importante, anche perché tu facevi un'alimentazione in cui il glutine non era una molecola principe. Mi viene in mente, Jessica, un aneddoto, degli aneddoti simpatici che capitano con le persone che fanno, dei clienti che fanno l'esame del microbioma e restano stupiti del fatto che gli diciamo, la nostra biologa, i nostri dottori dicono, guarda qua, che devi limitarti quei biscotti, no? Cioè non è che si vede se mangia un biscotto invece che una torta, però... la sensibilità ai glutine, questo genere, l'alimentazione che uno ha in realtà lascia delle tracce che si vedono piuttosto bene. No, sono guarda, già uno dei punti importanti del test è giustamente quello. Io riesco, esistono tre macro gruppi creati che mi dicono che tipo di alimentazione ha. Se hai un'alimentazione occidentale c'è il marcatore lì, se hai un'alimentazione
più ricca in grassi, proteine, rimane lì. Se hai un'alimentazione più vegetariana, rimane lì. Quindi io riesco a fare. Perché questa cosa è importante? Il fattore numero uno per la modulazione dell'intestino, per la salute intestinale, è l'alimentazione. Se tu ti alimenti bene, sicuramente, se non ci sono problematiche che incidono, se tu hai una buona alimentazione, sicuramente riuscirai a mantenere i risultati poi di quello che hai ottenuto con i test. Noi abbiamo tantissimi casi in cui, capendo la situazione di questa istantanea che facciamo dell'intestino, che poi fa il, diciamo così, il panorama di quello che dobbiamo o meno agire per migliorare la condizione, se tu mantieni quelle indicazioni, che sono indicazioni di buona salute nel tempo, riesci a allungare questa coda di benessere dopo il test. Chiaro, molto interessante anche questo.